Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovissimo Creami Insieme e realizzeremo infatti un modellino di un violino in 3D. Voglio mostrarvi appunto il kit che mi ha regalato il mio ragazzo. È uno dei regali che ho ricevuto per il mio compleanno ed è esattamente un kit per realizzare, come avete letto dal titolo e come vi ho già detto, un modellino di un violino in 3D. Non avevo ben capito le dimensioni fin quando non ho visto la dimensione della cassa armonica e comunque di parte del violino, perché questa parte qui è il corpo del violino, ma manca il manico con il ricciolo, quindi teoricamente dovrebbe essere bello grande. Ecco, adesso non so bene in centimetri, magari dentro ci sarà qualche foglio sicuramente, però non perdiamoci assolutamente in chiacchiere. Allora, innanzitutto scusate queste bustine da Mount Painting, ma io sono sempre ripiena di bustine perché faccio sempre una tira tra un video e un altro, quindi scusatemi, non fateci caso, non fate caso nemmeno al mio smalto che sta andando via, comunque non c'entra niente. Voglio andare ad aprire. Allora, vi faccio vedere la parte iniziale e se il violino dovesse essere in questo modo, vado poi a costruirci le corde perché sembra non siano incluse, quindi vediamo un pochino. Ovviamente non lo lascerò color legno, ma lo andrò a dipingere, quindi un creiamo insieme e un decoriamo insieme. Perfetto, quindi questo è il packaging. Adesso lo andiamo ad aprire, se non sbaglio. Ok, qui io ancora non l'ho aperto perché volevo farci assolutamente un video. Infatti ho detto al mio ragazzo, sicuramente farò un video con questo progettino. Per il momento vado a togliere. Ah, perfetto, allora la parte avanti appunto è questa. Guardate l'archetto quanto è grande, quindi teoricamente il violino dovrebbe essere leggermente più grande. Perfetto, allora qua c'era questo numero, adesso non ricordo nemmeno dove era, forse qui. C'è una sorta di istruzioni, qua abbiamo questo pezzettino, non so. Ah, penso sia come una carta vetrata perché sentite il rumore? Penso forse ci servirà per limare il legno, non lo so. Istruzioni in italiano nemmeno a pensarle. Questo dovrebbe essere il ponticello. Questa è la parte del manico, della tastiera, cordiera, ricciolo e questa è la parte speculare. C'è qualcosa che non mi quadra. Ci sono due parti, allora ci sono troppe parti, nel senso che ci sono cinque parti di violino. Ok, ma che senso ha? Non capisco. Non sono istruzioni, è una sorta di leggenda dei pezzi, dei numeri. Qui, se non sbaglio, c'è un insieme di pezzi, quindi ah ok, questi sono praticamente tutti e cinque pezzi messi uno sopra l'altro, penso per fare spessore. Spero di aver capito bene. Oh mio Dio, pensavo ci fossero delle istruzioni, tra l'altro è raccomandato dai 5 anni in su, quindi ok, va benissimo. In ogni caso voglio andare prima a dipingerli tutti i pezzi, ovviamente dello stesso colore, tranne che per la cordiera e la tastiera che sono solitamente in ebano, quindi vado a colorarle in nero. Per quanto riguarda l'arco, stesso colore per il legno, che è questa parte qui, però sotto lo dipingerò di giallino perché comunque i crini sono bianchi, sono color panna. Poi per quanto riguarda anche i piroli, che sono questi qui, vado a dipingerli in ebano, colore ebano, scusate. E poi mi manca questa parte qui che non ho capito bene cos'è. Penso sia questa parte qui da riempimento, più che altro. Quindi direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e di andare a togliere prima tutti i pezzi e poi andare a dipingerli. Allora, ho cercato di costruirlo in maniera un pochino rudimentale per capire se effettivamente dovessi colorare tutti i pezzi. Ad esempio, per queste cinque parti che servivano effettivamente per dare corpo al violino, non c'è bisogno che io le dipinga interamente avanti e indietro, perché non conviene, insomma, dipingere tutte queste parti, solamente questa, tutto il bordo e ovviamente il retro. Allora, per quanto riguarda questa, che sarebbe la prima senza le F, se sono delle F, io direi di lasciarla così, perché l'interno di un violino non è dello stesso colore dell'esterno, infatti il legno viene lasciato naturale, quindi io l'interno, questa F che vedete qui, io la lascio così, quindi praticamente effettivamente non vado a colorare nient'altro se non questa facciata qui e questa sul retro. L'unica cosa che non mi torna, a parte il fatto che è un pochino difficile incastrare queste cose, mi devo servire sicuramente di un martello, quindi io non so perché questo kit sia adatto per i bambini. Comunque, ad ogni modo, non capisco perché questa parte di sopra, quindi il numero 5, perché come avete visto prima ho segnato i numeri su tutti i pezzi, vedete 1, 2, 3, 4 e 5 vanno uno sopra l'altro e questi 6 stanno a significare che tutte le parti una sopra l'altro sono dello stesso numero. Però questa parte qui, non so se riuscite a vederla, è
più piccola, quindi se io la limito qui, poi ho questo spazio vuoto, vedete che è più piccolina, cioè non è della stessa forma delle altre. Io adesso questo non so se sia normale. Ad ogni modo voglio incollare insieme queste parti. Per quanto riguarda il manico, questo è praticamente fatto e va bene, qui devo solamente colorare i piloni di nero, questi li devo colorare singolarmente, quindi io direi di andare inizialmente ad incollare tutte queste insieme. Questa è la cordiera che andrò a colorare di nero, mentre questa parte qui, dato che sarebbe il supporto di metallo, lo vado a colorare di argento. Perfetto, possiamo continuare. Ed eccoci qua. Allora, ho colorato innanzitutto tutte le parti di ebano color nero, ovvero le chiavette, quindi i piroli, la cordiera e anche la tastiera. Quindi queste sono le uniche parti che dobbiamo colorare di nero. Per adesso le mettiamo un attimino da parte. Vi mostro che ho colorato la parte dell'arco, quella dove ci sono i crini, e l'ho colorata di bianco. Poi qui invece utilizzerò il color legno, lo stesso che utilizzerò per il violino. Allora, per quanto riguarda il violino, ho incollato insieme tutte queste fasce e l'ho incollata con la colla vinilica, stando ben attenta a far combaciare tutte queste parti, anche se è davvero un pochino difficile perché il legno non è perfetto. Vedete questa parte qui che sporge, non è esattamente lineare, mentre per quanto riguarda la parte di sopra ho messo esattamente la prima fascia al centro, quindi cercando di lasciare un bordino veramente minuscolo esterno, perché se avessi messo troppo in su poi sarebbe rimasto troppo bordo qua. Quindi credo che questo è lo scopo per cui la prima fascia sia ristretta rispetto alle altre, per creare proprio questo scalino, che però in un violino vero e proprio questo scalino non c'è, bensì c'è una parte che sporge verso sopra, quindi diciamo che potrebbe andare bene così, non facciamoci troppo domande. Adesso io pensavo una cosa: dato che limare tutte queste parti in fotocamera non si neanche capisce tanto, però vi assicuro che ci sono delle parti molto discordanti, guardate qui. E soprattutto, cosa molto importante, una volta che adesso noi andremo a dipingere, comunque sia si vedranno queste parti separate, perché la pittura è sostanzialmente una copertura, non un riempimento. Quindi io pensavo di fare una cosa: voglio utilizzare il DAS che mi ha inviato sempre l'azienda Primo, che è questo qui, ve l'ho già mostrato nella nostra ultima collaborazione, vi lascio qui il video sia della collaborazione con la Primo che del video in cui utilizzo questi colori qua. E questo è un DAS per creare una sorta di bordo un pochino più compatto per togliere appunto tutti questi gradini, e voglio passarlo solamente ai lati, quindi non voglio assolutamente intaccare le altre parti, il retro lo lascio così com'è, però voglio creare appunto una sorta di gommatura, quindi qualcosa di un pochino più lineare. Vorrei farvi vedere un'altra cosa, ovvero questo sarebbe la parte del riccio. Vi faccio rivedere il disegno. E sarebbe questa parte qui, che sostanzialmente in un violino non esiste. Ho deciso di incollare questi due pezzetti che comunque facevano parte di questa parte qui del riccio e li ho voluti proprio incastrare. Quindi adesso, come prima cosa, vado ad aprire la mia confezione di DAS. Questo è un DAS che possono utilizzare anche i bimbi, se non sbaglio, a partire dai 3 anni in su. Ecco, c'è proprio scritto. Io la voglio andare a provare per la prima volta perché questa non l'ho mai utilizzata. Allora, sì, sembra il DAS, voglio odorarla. Ok, l'odore è un pochino particolare. Sì, diciamo quasi simile al DAS, però ha un odore molto più gradevole. Ecco. Si riesce a modellare ancora più facilmente rispetto al DAS e, come il DAS stesso, asciuga l'aria. Allora, ho messo il DAS per tutto il contorno, questa si chiama catena in gergo violinistico, e adesso sono pronta per dipingere tutto il corpo. Andiamo di marrone, che fortunatamente ho qui, altrimenti avrei dovuto realizzare il marrone con dei colori, ma magari se poi non mi bastava era un pochino un problema. Quindi vado di pittura e andiamo a vedere poi com'è l'effetto finale. Ed ecco tutte le mie parti colorate. Allora, quelle in nero abbiamo detto che sono le parti in ebano, quindi piroli, tastiera e cordiera. Per quanto riguarda l'archetto, l'ho diviso in questi due modi, quindi crini e parte di legno. Questo invece è il ponticello che ho lasciato del colore naturale, perché il ponticello di solito è molto grezzo per quanto riguarda il legno e non è nemmeno dipinto, per cui questo qua andrà ad inserirsi giù. Quindi ho colorato solamente questa parte di sotto per mascherare il fatto che sia praticamente messo dentro. Questa parte
parte qui è quella che regge praticamente la tastiera, ma questa parte che sporgerà la colorerò di nero per nascondere appunto questo bordino colorato e basta. Questa è la parte che regge la cordiera ed è appunto di questo colore perché di solito è in metallo. Quindi perfetto, io direi di iniziare ad assemblare il tutto. Mi servirò di un martello. Allora, ho fatto un pochino di fatica per incastrare tutti i pezzi, questi sono tutti i truciolati che sono avanzati. Diciamo che con il martello mi sono aiutata tantissimo perché soprattutto questa parte non ci sarei mai riuscita ad inserirla. Idem per il ponticello che assolutamente ho dovuto levare un bel pezzo, come vedete, proprio perché non riusciva ad entrare, infatti non è potuto emergere qui sotto, ma comunque nessun problema, abbiamo rimediato, devo anche incollare questo pezzettino che si è staccato. Adesso, dato che sappiamo che questo kit non possiede le corde, le voglio andare a ricreare perché per avere un violino vero e proprio così mi sembra un pochino inutile, ecco. Ed ecco qui il violino completamente rifinito. Allora, queste sono le corde, ma ragazzi, io ci ho impiegato circa 3 giorni a farle star su. Mi sono un pochino impazzita, comunque adesso sembra quasi accettabile. Non mi piace tanto che siano un pochino molle, però non posso farci nient'altro, credetemi, ho veramente fatto l'impossibile per far stare queste corde così. Ad ogni modo, mi sono molto divertita a realizzare questo kit, questo modellino. Fatemi assolutamente sapere giù nei commenti cosa ne pensate. E per oggi è tutto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace che mi fa sempre tanto piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!